Vediamo come cammina. Io non ho mai visto il problema. Ah, ecco, la porta rigida. Sì, ma la posteriore sinistra. Alla Croce Azzurra a Taranto, quando la portavamo che era piccolina, ci dissero che l'osso praticamente era già saldato, ma no, era inesistente, perché poi l'hanno operata, l'hanno provato a fare la ricostruzione dell'osso. Comunque la chiusa quindi lei ha fatto un intervento. Prima l'intervento l'ha subito. E meglio di così non è venuto. Quanto sei bella, Sofì. No, l'amputazione, la piccolina. Vieni, andiamo dentro, andiamo dalla dottoressa. Andiamo a fare il prelievino. Andiamo. Su. Ci sono prima i signori, vero? Aspettiamo un po', magari voi siete in sala d'aspetto. Andiamo, Sofì. Che bella. Cos'è questo posto nuovo? Ormai vigila tutto il paese, quindi. Sì, c'è prima, sì, adesso così, ma aspetta in sala d'aspetto. Vieni, aspetta Sofì, dai. Non avere paura, non sei abituata ai luoghi chiusi? Non sei abituata ai luoghi chiusi? Allora ti prendo in braccio. Vieni Sofì, forza. Oh, là. Dai, da, brava. Vai, 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 tranquilla, non avere paura. Vai sul tappeto. Ok, perfetto. Aspettiamo, faccio entrare la signora? A tra poco. Presentazione. Sì, oggi facciamo la Lismania e l'Erlich, il controllo, perché è importante per la sua adozione. Possiamo dare delle informazioni alle persone interessate. Poi che altro possiamo dire? Che è buonissima. Quanto ha Sofì? Dovrebbe avere intorno all'anno e 6 mesi, l'anno e 7 mesi. È grandicella. Un anno e 7 mesi. È sterilizzata, vero? L'abbiamo fatta nel canile sanitario, microchippata. Sì, sì. Aspetta che prendiamo il microchip. No, dov'è il lettore? Dentro stava. Se non ricordo male. Io l'ho messo prima lì, qui. Ok. Allora. Ecco qua. Aspetta che faccio anche la foto. Che... Ok. Così controlliamo i dati in anagrafe. Quindi un anno è? 7. Perché poi non sappiamo l'ASL. Ma tu sai per certo che un anno e 7 mesi. Se l'ASL ha sbagliato faremo correggere. Perché al momento... E niente, com'è la sua storia? Ah, lì è praticamente la figlia di una trovatella che è giunta a trovare a casa un paio d'anni fa. La mamma è venuta, ci ha lasciato lei e qualche altro fratellino e sorellina e poi è sparita. Abbiamo cercato per tanto tempo, l'abbiamo trovata e da quel giorno abbiamo iniziato a occuparci di lei. Lei purtroppo da piccolina ha avuto uno sventurato incontro con un autoveicolo, però ci siamo... Ma è stata investita, quindi sì. Quello è il motivo per cui... È il motivo per cui la zampa è tan zoppa. Però, grazie alla prontezza dell'intervento, la mattina alle 6:15 l'ho fatto operare, alla Croce Azzurra a Taranto, e ha recuperato l'uso della zampetta. Però non ho capito, non c'era osso e loro l'hanno ricostruito? Questo non no, ho capito. No, la gravità a Taranto qual era? L'osso era frantumato e invece di fare l'amputazione abbiamo optato per fargli fare la terapia con la stecca, quindi è stata 2 mesi con la stecca, antibiotico e cure varie. E l'osso si è riformato in minima parte, giusto per far tenere insieme la zampa. Lei comunque quando corre la zampetta la zoppa, però quando cammina poggia tutte e quattro le zampe a terra. Bene. Che susta che c'hai, là. No, è così buona, tranquilla. È un cane che vuole stare per i cacchi suoi. Sì, gli piace passeggiare. Non è vero, è buonissima, tutti le vogliono bene. E siccome lei è placida, la vedono sempre, si mette per terra, per strada, e tutti dicono non sta bene, invece non è così, non è che non sta bene. È un cane rilassato, non sta male, si vede che sta bene. È vero, Marianna, che sta bene? Ora vedremo con gli esami. Cosa ti devi esprimere? No, dobbiamo dire tutto invece. Le mucose come sono? L'adottante della sorella è felicissimo. Agnese, giusto? Agnese l'abbiamo chiamata, sì. Lo so. Cosa dicevi, Marianna? È un po' magra. È magra perché fa tanti chilometri, giusto? Sì, c'è la linea di 8 chilometri ogni 2 giorni. Mamma mia. Poi viene portata a casa, gli viene rifocillata e poi si riparte per le sue avventure. Specifichiamo, lei non è che è vostra, è no, una cucciolata. È una cucciolata di una trovata, sì. Quella di cui ci occupiamo. Diciamo, loro sono i tutor. Sì, esattamente questi... sì. Lei è un cane di quartiere, è stata rimessa sul territorio, intestata al comune di Ginosa. Se viene adottata faremo il passaggio di proprietà dal comune alla nuova famiglia.
No, aspetti, tranquilli, secondi. Buona, buona, buona. Cosimo, se vieni su YouTube è un problema? No, ti fa... non mi... mi autorizzi? Salve a Marianna. Marianna ormai esce sempre su YouTube, è famosa. Ecco, vediamo quanto è brava. Insomma, si impressiona. Ecco, c'è paura. No, non hai capito proprio niente. Ecco. Che tanto bel sangue. Solo le smanierlighe, giusto? Eh sì, quello che serve per il passaggio fuori regione. Perché si presume che l'adottino da fuori regione, ma non è detto. Diciamo che nel 99% dei casi i cani, quando mettiamo su internet, vanno fuori regione. Sì, manteniamola. Eccola. Poi la pesiamo perché vorranno sapere quanti chili. È una taglia media. No, no, Sofì, no. No, non abbiamo finito. Piano, piano, piano. Non ti faccio più niente. Aspetta. Non avere paura. Aspetta, devi stare ferma perché se ti agiti. Sì. Vediamo. Ok. Troppo bello. Andiamo sulla bilancia? Ha un nome? Sofì. Sofì. Sofì, mettiamo sulla bilancia? Siamo. No, prendila tranquillo, non vedi, è tanto bravo. Eccola. Eccola qui. Tu hai paura, anche lei sente la paura. Lo so, ma perché è capitato che qualche volta abbia esitato un po'. 22 kg e mezzo, più o meno, oscilla. Eccola, che bella, che bella. Adesso facciamo qualche foto e poi puoi andare e speriamo di trovare, anche se ci danno, se qualcuno ci chiama e dimostra interesse, la mettiamo al sicuro in stallo. Quindi mi raccomando, chiamate, perché questa cagnolina vaga per strada. Finora è stata fortunata. Già una volta ha fatto un brutto incontro appunto con le macchine, non lo facciamo succedere di nuovo. Ora vediamo se è negativa la leishmania allergica, così siete più tranquilli.